Italia Viva si candida a rappresentare tanti elettori che in questo paese non trovano più spazio, non lo trovano perché non vanno a votare, non lo trovano perché guardano la scheda elettorale e non si sentono rappresentati, e hanno un'ambizione sul futuro di qualcuno che si occupi di questo paese con uno sguardo e con una capacità riformista forte, anche con il coraggio di fare delle scelte. Ecco, noi vogliamo fare questo con, mettendo da parte le discussioni interne ai partiti che hanno stancato sia i dirigenti che i cittadini, e mettendo al centro invece temi concreti dalla salute, ambiente, lavoro, qualità della vita, cose di cui abbiamo bisogno non solo di parlare, ma di arrivare concretamente al dunque. Questo lo faremo anche sostenendo questo governo con forza, perché questo governo serve non solo per fermare Salvini, che è già importante, ma serve soprattutto per fare le cose che gli italiani si aspettano, cominciando dal non far aumentare le tasse nel 2020 con il previsto aumento dell'IVA che ci ha lasciato Salvini, ma pensando che invece le tasse nel prossimo anno vanno diminuite. In Emilia Romagna noi faremo quello che abbiamo sempre detto, sosterremo Stefano Bonaccini, che ha lavorato bene in questi anni in questa regione, e lo sosterremo con determinazione, con le modalità che concorderemo.